Alcuni aggiornamenti, si va verso orari differenziati per uffici e industrie, questa sarebbe una delle ipotesi a cui sta lavorando il governo in queste ore, lo confermano fonti all'ANSA, collegata a un altro dei centrali di cui si discute in questo momento, a cui lavora la task force guidata da Colao, la riorganizzazione dei trasporti pubblici, perché anche questo fa parte della fase 2, prevedere ingressi e uscite scaglionate per alleggerire la pressione sui trasporti. Ma la notizia più importante, e qui veniamo a qualcosa che potrebbe davvero cambiare molto la vita di noi tutti in questo momento, riguarda i test sierologici. Perché? Perché secondo quanto riferisce l'ANSA, notizia di poco fa, il governo avrebbe dato mandato al commissario Domenico Arcuri per dare il via libera ai test che dovrebbero appunto avviare questa procedura per verificare che cosa, chi sono i potenziali immunizzati dal virus. Capite che è un qualcosa di molto molto importante. Secondo quanto si apprende, il test sarà commissionato a un campione di 150.000 persone, quindi per individuare la diffusione del virus, chi è venuto a contatto con il virus. Dunque, questo è uno degli strumenti più importanti per uscire dall'emergenza. I test sierologici ne abbiamo parlato tantissimo anche poco fa, Lorella, con l'esperto. Ebbene, che cosa ci dice un test di questo tipo? Ci dice se abbiamo o meno nel nostro organismo gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario per difendersi dal virus. Capite che è un'informazione molto importante, soprattutto per quella che sarà la fase di ripartenza del paese. E allora noi oggi vogliamo fare una cosa molto importante, vogliamo farvi vedere come in 10 minuti si può avere questa risposta. Vado subito in diretta da Lorenzo Lobasso. Dove sei, Lorenzo? Alberto, siamo in uno dei punti cardine, diciamo, dello sviluppo di questa fase 2, come dicevi tu, siamo all'interno del centro prelievi del Policlinico di Tor Vergata di Roma. Adesso io mi tolgo la giacca e andrò a eseguire il test. Si farà un prelievo, poi la mia provetta verrà etichettata in modo inequivoco. È una metodologia che è un po' più lenta di quella fatta con la puntura sul dito, ma è più semplice per i tecnici di laboratorio per poter eseguire molti test contemporaneamente. Presento anche il professor Andreoni, che è il direttore delle malattie infettive del Policlinico, e eccezionalmente farà il prelievo con me, insomma, il dottor Saputo. Professore, questo intanto, test, Lorenzo, ringraziamo, che cosa ci il professore. Dice e a che cosa serve? Lo ringraziamo perché lo ritroviamo qui. Questo test serve a vedere... Se... Sì, la volevo ringraziare, professore, perché già ci siamo visti, ci ha già raccontato come il Policlinico gestiva l'emergenza. Adesso siamo da lei. Eccoci qua. Allora, dicevo che il test serve a dimostrare la presenza di anticorpi specifici nei confronti del virus, che vuol dire che la persona è venuta a contatto con il virus. Quindi è un test molto importante perché ci permette di comprendere quante persone sono state infettate e che magari non hanno saputo di essere infettate dal virus, quindi è un qualche cosa che magari è passato in maniera del tutto inosservata, diciamo. Professore, adesso si parla molto, diceva Alberto, 150.000 test, per chi ha senso fare inizialmente, prima di farla tutta la popolazione? Per chi ha senso fare questo test? Ma certamente ha senso farlo all'interno di alcune categorie, una per tutti gli operatori sanitari, cioè sapere quanti operatori sanitari hanno gli anticorpi specifici e sono quindi venuti a contatto con il virus, ci permette di capire se le misure di precauzione che stiamo prendendo all'interno dell'ospedale sono effettivamente valide. Noi abbiamo testato 600 operatori sanitari tra medici e infermieri, solo una persona è risultata positiva. Ecco, questo dato credo che sia assolutamente rilevante per capire come stiamo lavorando. Ecco, professore. Quindi questa prima fase di avvio dei test sierologici, professore. Prego, Alberto. No, vai Lorenzo, vai Lorenzo, vai tu, vai tu, vai tu. È importante farlo a certe categorie specifiche di popolazione, gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, assolutamente le persone sì. più esposte. All'interno di singole popolazioni possiamo capire quanto queste popolazioni sono state a rischio di essere infettate. Vederlo nella popolazione ci darà un quadro generale di quello che è accaduto all'interno della popolazione, quanto questo virus ha girato effettivamente in Italia.
Quindi è veramente una cosa molto importante per permettere al paese di ripartire. Dottor Saputo, questa provetta che viene etichettata tra 10 minuti ci darà il responso sulla positività o meno del mio organismo agli anticorpi. Quindi lo sapremo tra 10 minuti, Alberto. Ecco Lorenzo, scusami, vorrei che il professore ci precisasse ancora una volta, perché è molto importante questa informazione. Una volta avuta l'esito dell'esame, che cosa ci dice questa informazione? Perché è così importante questo test sierologico? Vogliamo chiarirlo ancora una volta per chi ci segue? Certo, allora innanzitutto infezione acuta in atto. Avere gli anticorpi vuol dire che abbiamo incontrato il virus, l'abbiamo incontrato pochi giorni fa o l'abbiamo incontrato un mese fa. Questo dal test non riusciamo a capirlo. Mentre però ci dice che noi abbiamo avuto l'infezione. Tra un poco potremo sapere se questo dato corrisponderà anche al fatto che non possiamo riavere nuovamente l'infezione o per quanto tempo saremo protetti. Ecco, questo ancora non lo possiamo dire con certezza perché è un virus nuovo e quindi alcune cose le dovremo comprendere nel tempo. Grazie professore, grazie Lorenzo. Torniamo tra poco da voi per vedere come è andato in diretta l'esito di questo prelievo. Adesso rimanete qui perché stiamo per vedere qualcosa di molto importante, un documento esclusivo che vi mostriamo noi qui alla Vita in Diretta. Allora, abbiamo documentato in questi giorni il dramma nel dramma, i medici morti in prima linea. Pensate che gli ultimi dati ci dicono che i medici morti durante questa emergenza coronavirus sono 121 e 30 sono gli infermieri, per non parlare delle migliaia di personale sanitario rimasti contagiati dal virus. Ebbene, noi adesso andiamo a Napoli, nello storico ospedale specializzato in malattie infettive, il Cotugno, dove non c'è nessun medico positivo. Questo perché lo guardiamo in questo documento esclusivo. Guardate cosa si fa per entrare nella terapia intensiva. Antonella Del Prino. Appoggiate qua i vostri strumenti. Vi procuriamo i DPI per vestire. Vedi, c'è il decalogo della vestizione e della svestizione. Allora, ok. Iniziamo la vestizione. Chirurgo. Ok. Quindi deve venire. Coprite la valvola per causali. Ok. Iniziamo. Sembra un Ghostbuster. No. Sì, la tuta. Abbastanza la tuta, questa c'è, cioè, i presidi purtroppo variano da persona a persona. Guarda, se ti guardi non c'è nulla scoperto. Come fate a riconoscervi? Con i nomi. Scriviamo i nomi sulle tute. Io Antonella. Ecco, mettiamo il secondo paio di guanti che va su. Ok. E questa è la vestizione completa. Perfetto. Ok, bravissima. Puntala nel contenitore. Perfetto. Bravissima, perfetto. Ok. No, ferma. Devi aprire la tuta. O ti metti allo specchio o vieni qua e te la do io la mano. Tranquilla, tranquilla. Tranquilla, non ti preoccupare. Grazie, docile. Non togliere le mani. Okay. No, non le sfila ancora le mani. Sfila pure i piedi. Sfila pure i piedi. Ok, prego. Una buona protezione delle mani. Avete visto vestizione ma anche svestizione. Quanto è importante non toccare poi tutti gli indumenti contaminati. Andiamo in diretta con la nostra Antonella Del Prino. Antonella, vengo da te. Un documento davvero molto molto preciso che ci fa capire che misure vengono assunte. Buon pomeriggio Alberto. Allora, il regolamento al primo punto dice attenzione maniacale ai dettagli, qui non si può prescindere perché non si scherza. Il posto è un posto di eccellenza ma anche un
come dire, una coltura di virus incredibili. Dottor Punzu, voi avete parlate di protocollo e con un percorso pulito e sporco, cosa vuol dire? Sì, innanzitutto grazie per l'opportunità che ci date di parlare del nostro ospedale. Come diceva prima il suo collega, c'è necessità di un'attenzione maniacale rispetto al percorso pulito e al percorso sporco. Il percorso pulito è un percorso che non è stato contaminato ovviamente da pazienti che hanno l'infezione da coronavirus e né tantomeno da operatori che sono stati a contatto con pazienti con l'infezione da coronavirus. Il percorso sporco è un percorso che viene percorso appunto dai pazienti o dagli operatori che assistono e non ci deve essere contaminazione fra i due percorsi. Si possono toccare? Si possono toccare, però diciamo, lei ha parlato di vestizione e svestizione. La vestizione si fa in una stanza e subito dopo si inizia il percorso sporco, perché si inizia a visitare i pazienti. La svestizione è la fine del percorso sporco e l'inizio del percorso pulito, per cui c'è necessità di questa attenzione maniacale soprattutto alle procedure di vestizione e di svestizione. Alberto, sì, allora, credo che sia, se mi consente questo... Prego, 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 professore. Mi dica. Volevo dire, il segreto credo che sia quello di fare le procedure di vestizione e disvestizione sempre in presenza di un'altra persona, perché un'altra persona ci consente di fare più attenzione a quello che stiamo facendo, sia nella fase di vestizione, quindi all'inizio del percorso sporco, e sia alla fase di svestizione, che è l'inizio del percorso pulito. Allora, grazie professore per questa fase, diciamo, che abbiamo visto adesso. Lì dentro al Cologno ci sono 160 persone ricoverate per Covid e 6 assistiti nel reparto di terapia intensiva. Adesso noi andiamo lì, in esclusiva, con la nostra Antonella Del Prino. Guardate. Buongiorno. Adesso siamo in piena attività, per cui... Questa è terapia intensiva, sì. E quanti pazienti ci sono in questo momento? In questo momento ci sono 6 pazienti. Tutti malati di Covid? Tutti malati di Covid. Per entrare nelle stanze dove sono i pazienti, per altre cose abbiamo una presala nella quale viene fatta la vestizione e quindi la svestizione di chi entra nella stanza per dare assistenza, sia da un punto di vista infermieristico che da un punto di vista medico. Cos'è questa sostanza che sta sfruttando? Acqua e candeggina. Sto levato il paziente con le lenzuola. Livia da dietro mette la cassetta sotto le spalle. Attenzione a CVC, tubo e drenaggi, ok? Con calma. Antonella, si riconoscono dalla stessa. Questo paziente ha il ventilatore? Questo paziente ha una ventilazione non invasiva attraverso il vasco perché l'abbiamo estubato. Ma per esempio il signore è cosciente? Il paziente questo qua no, è sedato. Chiaramente il problema è andare a stabilire a che punto il paziente deve essere intubato. Aumenta la frequenza. Vabbè, un po' a gesti, un po' ci si ascolta. Medici che sono intorno al paziente qua. SARS, H1N1, sì, ne ho viste tantissime. Le ripeto, questa manifestazione polmonare è veramente diversa da tutte le altre. Ma non lo dico solo io, lo dico tutti i colleghi. Fa paura, sì. Intanto grazie di cuore al personale del Cotugno e a questo documento esclusivo che abbiamo mandato in onda. Antonella, torno da te e dal professor Punzi. Sì, guarda, ti volevo dire che mi ha colpito l'età molto giovane del personale, a parte il dottor Fragazza, che dobbiamo ringraziare, il primario della terapia intensiva. Ma con che spirito si entra e soprattutto si esce, si ritorna poi alle proprie famiglie ogni giorno lavorando in un posto così pericoloso? Certo, io credo che ci spinga soprattutto la passione per questo lavoro. Se non si ha passione per questo lavoro, ma credo per tutti i lavori, è difficile affrontare queste realtà.
Diciamo che noi siamo abituati mentalmente ad affrontare il paziente infettivologico, per cui noi trattiamo tutti i pazienti come potenzialmente infetti, quindi il rischio grosso è che la routine, la quotidianità con il contatto con questi pazienti ci possa far calare l'attenzione e la tensione. Però poi quando siamo in presenza del paziente lo stato d'animo si converte tutto finalizzato, credo, ad ascoltare il paziente, i suoi problemi, eccetera. È inevitabile che in qualche occasione ci siano dei momenti che ognuno di noi vive con una certa tensione, pensando alla paura per se stesso o per i propri cari. Però credo che di poter dire che di dire in maniera generalizzata che sono momenti effettivamente sporadici. Io vedo tutti gli infermieri, tutti gli operatori, eccetera, con quale coraggio, con quale passione affrontino questo lavoro, però nessuno mai, almeno in mia presenza, ha detto io ho paura di entrare in una stanza perché c'è il paziente e non voglio portare problemi a casa. Siamo allenati a questo tipo di cose, però siamo anche uomini, siamo anche padri, figli, voglio dire fratelli, quindi questa paura in qualche momento umano, è umano. Ci prende sicuramente, però dobbiamo vincerla perché l'insieme è assolutamente umano. Grazie di cuore per questa testimonianza e per questo racconto e grazie a Antonella Del Prino per questo documento. Ringraziamo tutto il personale del Cotugno davvero per quello che abbiamo potuto documentare. Aggiornamento flash a Milano con Luca Forlani per l'indagine che riguarda le RSA. Luca, vengo da te, che notizie ci sono in un flash? Sì Alberto, gli agenti della Guardia di Finanza sono andati via da poco, erano qui in regione da questa mattina per acquisire documenti utili per le indagini sulle RSA, non solo il Pio Albergo Trivulzio, sarebbero una quindicina le RSA indagate qui in Lombardia. Il Presidente Fontana in una nota ha espresso piena collaborazione verso chi sta svolgendo le indagini, si cerca di capire se ci sono stati delle delibere, delle disposizioni che hanno causato un aumento possibile di contagi all'interno di queste strutture. Tra le delibere prese in esame quella dell'8 marzo, delibera regionale che chiedeva alle RSA che ne avessero avuto la possibilità di ospitare in reparti isolati pazienti Covid dimessi dagli ospedali perché non gravi. Grazie Luca Forlani. Adesso voglio darvi un dato, l'aumento del 370% dei morti a Bergamo dal 1 marzo al 12 aprile. Questo dato chi l'ha fornito? Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, in diretta con noi, con Lucilla Masucci. Buonasera sindaco. Buonasera. Eccoci sindaco, è toccato a lei essere primo cittadino della città più colpita dal virus. Troppi morti, troppo velocemente. C'è mai stato un momento in cui si è sentito veramente impotente? Molti momenti in cui questa cosa, nel numero delle vittime, nel dolore che ha generato, è parsa veramente al di là della nostra capacità di poterla affrontare. E abbiamo cercato di dare comunque fiducia ai nostri concittadini anche nei giorni più difficili. Adesso la situazione, come forse sapete, è un po' migliorata, soprattutto negli ospedali. I numeri che venivano citati in apertura sono purtroppo il consuntivo reale, certificato diciamo, dall'ufficio anagrafe del Comune, dei decessi tra il 1 di marzo e il 12 di aprile. L'aumento rispetto alla media dei 10 anni precedenti nello stesso periodo è appunto di quasi 4 volte, 370%, sono 626 morti in più rispetto alla media degli anni scorsi ed è insomma troppo facile purtroppo ricondurre questo dato all'epidemia di coronavirus, anche se i decessi in qualche modo riconosciuti ufficialmente come ricondotti al coronavirus sono una parte minore, perché soltanto coloro che avevano avuto, erano stati sottoposti a tampone prima, risultano ufficialmente come decessi Covid-19. In realtà i decessi sono molti di più ed è dietro questo ogni numero, ognuno di questi numeri c'è una famiglia, un lutto, un grandissimo dolore che io credo insomma faremo fatica, ci vorrà del tempo per rimarginare. Sindaco, noi questo dolore l'abbiamo raccontato qui ogni giorno con la nostra inviata. Adesso però, riavvolgendo questo film dell'orrore che abbiamo dovuto documentare, qualcosa non ha funzionato. C'è stato un rimpallo di responsabilità tra governo centrale e regione, il mancato lockdown, il modello Codogno che non è stato attuato. Cosa non ha funzionato, secondo lei, lì a Bergamo e in tutta la Val Seriana? Il tema della zona rossa è stato molto discusso in queste settimane,
Sicuramente quella decisione fosse stata presa per tempo, in modo tempestivo, magari avrebbe arginato un po' il diffondersi dell'epidemia, che però, va detto con onestà, circolava già in questa provincia e forse anche in altre province lombarde da ben prima. Cioè, abbiamo avuto recentemente testimonianze di una anomala diffusione di polmoniti che non erano state riconosciute in quel momento come generate dal coronavirus già nel mese di dicembre, per cui la decisione che noi abbiamo atteso di ora in ora nella prima settimana di marzo e che non è mai arrivata, perché come sapete poi il governo decise una misura più estesa riguardante tutta la Lombardia, forse era già tardiva, mi viene da dire, non lo so. Comunque quello è certamente stato un passaggio molto complicato e poi altre scelte andremo a discutere. A me francamente non piace troppo in queste ore in cui continuo a percepire il senso dell'emergenza assistere al rimpallo di responsabilità o di polemiche. Quando abbiamo fatto delle domande, noi sindaci, io insieme ai miei colleghi delle altre città, l'abbiamo fatto davvero senza spirito polemico, cercando di capire cosa stava succedendo sui tamponi, sulle mascherine, all'interno della RSA, sui test sierologici. Purtroppo non è stata compresa insomma, l'intenzione, che era quella di capire per poter collaborare. Però insomma, siccome ogni giorno è buono per ricucire relazioni istituzionali, io rinnovo da qui la disponibilità a collaborare nel modo più leale con qualunque tipo di istituzione. Sindaco, naturalmente nell'abbracciare... No, questa è la fase più pericolosa, certo. No? Non è. Vai Lucilla. Prego. Dicevo, questa è la fase più pericolosa, non è più la fase 1, non è ancora la fase 2, è la fase 1 e mezzo. Che criticità ci sono e lei come la immagina questa fase 2? Forse la criticità maggiore è quella che non sappiamo esattamente a che punto siamo. Noi possiamo dedurre in modo approssimativo il numero dei contagi dal numero dei decessi, quelli certamente denunciati agli uffici dell'anagrafe dei comuni, che a livello provinciale a questo punto saranno, dico perché avevamo un conteggio aggiornato alla fine di marzo, a questo punto saranno 5.500, io tendo a pensare, però non ho dati certissimi, ce li ho sul mio comune e non su tutta la provincia, e a partire da questo dato sicuro sui decessi legati all'epidemia poter immaginare in base ad un tasso di mortalità che può essere dell'1%, dell'1,5%, quante centinaia di migliaia di persone in questa provincia abbiano incontrato il virus. Per fortuna, come sappiamo, la maggior parte di questi in forma leggera, senza sintomi o con sintomi sopportabili, alcune decine di migliaia invece in modo più grave. E quindi allora... la mancanza di dati per risponderle è il problema principale. Noi dovremmo poter dire a ciascun cittadino se ha fatto la malattia, se certo. Oggi è immune, quindi l'attesa per questi test sierologici è di ore in ora sempre più viva. Ecco, grazie Sindaco, grazie Lucilla Masucci. A questo proposito, se vuole rimanere in diretta con noi per vedere come è andato con Lorenzo Lobasso l'esito del test sierologico a cui si è sottoposto. Lorenzo, da te per veramente 30 secondi questa notizia che vogliamo dare in chiusura. Allora, siamo all'interno del laboratorio di virologia del Policlinico. Professor Andreoni, il test è stato fatto, ringraziamo il dottor Casalino e la dottoressa Iuvaro che ha eseguito il test, lui, il dottor Casalino, è il direttore del settore tecnico, il test li abbiamo lì, prego professore. Allora, il tuo test Lorenzo è venuto negativo, quindi non ha incontrato il virus, in altri 3 soggetti è risultato positivo. Tenete presente che noi abbiamo qui un sistema di automazione che ci permette di arrivare fino a 1.000 test al giorno. Quindi ecco abbiamo fatto il prelievo e non la puntura sul dito. Esattamente, con le provette, perché c'è questo sistema che ci permette di testare tantissimi campioni in maniera molto più rapida. Facciamo il caso invece, le persone che sono risultate positive, che percorso seguono invece, professore? A questo punto dovranno fare il tampone a livello faringeo per vedere se hanno ancora il virus in gola oppure no. Alberto, siamo qui, se hai delle domande noi siamo a tua disposizione o per chiudere la linea. Grazie Lorenzo, ringrazio te, ringrazio il professor Andreoni per questa dimostrazione in diretta che mi sembra essere stata molto utile. Adesso il racconto continua con Lorella.